Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata in cui io non ho la voce, però chi se ne fotte? Scusatemi, so che abbiamo ucciso adesso in 2 secondi di video e siamo spiacenti, ma se volete Amplifo ci ha pagato perché vogliamo fare pubblicità, quindi se avete problemi di orecchie a causa mia, colpa mia adesso, potete comprare da Heisinger un apparecchietto con 30 giorni di prova gratuito. Ulisse, giusto? Ulisse, drogati sì. Di meno. Vabbè, allora, ragazzi, benvenuti nella Mad Pack. Allora, sulla puntata abbiamo fatto la parte da Tinker, quella per quanto riguarda i cast, e oggi finalmente faremo i picconi personalizzati. Ah, giusto. Ma che ci fanno i piccoli? Scusa, Ulisse. Niente, però ti diverti a picconare la gente al massimo. Cioè, proprio e poi, così. Queste cose lavano molto di più rispetto a normali item. Poi ti faccio fare una spada che porca vacca, la becchi la gente, la one shot minimo. Vabbè, okay. Vabbè, sì, so che ci stanno praticamente i potenziamenti. Ne sono due, una per te, una per me, è vero, nonna mia, non so. C'è un tizio brutto dietro al portale, Ulisse. Uccidilo, l'ho notato anch'io sta cosa. No, c'ho paura. Qualcuno mi scrive su Facebook, ma lo scopriremo più tardi, perché per il momento abbiamo da registrare, vero Heisinger? Bravo, Heisinger, bravo. Al posto. Ma che ci sta qua dentro? C'è... dov'è? Ah, c'è la lava e gold. Ho messo il gold. Poi metterci tutti i minerali dentro, tanto adesso facciamo il cast. Lo sai? Oh. Ah, no, aspetta, non mettere tutto, perché alcuni si possono unire, non va bene come cosa. Ok, Heisinger. Oh, andiamo qui dimmi. Nel nostro... qual è mo questo? Questo qua. Ok, sì. Sai come si fa un piccolo nella Tinker, però so di sì. Sì, sì. Tanto c'è ma nell'Isengard o nella... Ma non c'è... Ma non c'è l'altro coso? Quello potenziato, dici? Sì, il tool station, quell'altro, quello di sì, pietra. Sì, però non abbiamo abbastanza ferro. Cioè, se abbiamo un po' di ferro, ma non lo voglio sprecare per farmi quella roba. Anche perché, comunque, non è strettamente necessario per il momento. Per adesso lasciamo stare. Facciamoci i cast. Sai come fa un cast? Mi devi dare un lingotto. Abbiamo un lingotto? Abbiamo un lingotto, perfetto. Sì, sì. Tu ci metti un lingotto. Switchami con il gold, per favore. E come si fa? Devi cliccare sul link. Vai sul controller e clicca sul gold. Così il gold va sotto. Ah, figo, non lo sapevo. Ok. E adesso, va bene, vedi qua. Vieni qua. Sto facendo il cast del coso. Perfetto. Adesso puoi farmi colare tutto quanto. Abbiamo un lingotto di gold. Abbiamo tutti i lingotti. Ho scoperto l'America. Possiamo addirittura automatizzarlo se vogliamo. Abbiamo un po' di gold. Adesso ce la facciamo. Facciamo un clock. Ce la facciamo. Ok, clock, clock, clock. Che si fa con 4 pezzi di dammi 4 pezzi di stone se riesci a trovarli. Io aspetta, deriva da cuoce. Non mi ricordo se no, c'era. Allora mi sa che ce l'abbiamo, Dovremmo averle. Sì. Tieni, te lo cago in faccia, tieni. Dovrebbe essere tipo 4 torce, ok, grazie. Non cagarmi in faccia la roba, grazie. E devo trovare sta roba, ok, qua. Dico però, Ulisse, non pensi che se stiamo a dimenticare qualcosa? Del tipo? Ma tu ce l'hai ancora il libro delle quest? No, lo faremo, è proprio per quello che mi serviva la pelle, mi serviva. Abbiamo scoperto che... Ah, una cosa interessante, io sono andato a vedere, vabbè, mo ci serve da fare le sugar cane, quindi servono le paper. Ho detto, quasi quasi andiamo a vedere come si fa le paper. Giustamente, c'era un bel crafting, quello del Precision Saw Mill, che è della Mechanism. Ok. Guardate, cercalo, Precision. Tutto normale, vuol dire che sì, però il steel casing si fa con dark matter. Il precision che, scusa? Precision saw mill. Ah, no, vabbè, è facile da fare. Clicca al centro. Ah, lo steel casing. Esatto. What the fuck, io ho cambiato il crafting, non si ha cambiato così. Il crafting, io ti odio, Matt. Ok, allora, a parte questo, ci servirà un po' di legna, sai perché? Perché bisogna farci un coso automatico che brucia e mette dentro la roba. Tanto la lava ci abbiamo tipo 2000, ancora 1000 ci abbiamo di lava, perfetto, può bastare. E ci serve anche un hopper, quindi Heisinger, portami un hopper. Oppure no. Vuoi legna o hopper? No, voglio un hopper, lo sai. L'hopper mi piace di più. Anzi, no, la bugia, aspetta. C'è del ferro qui dentro, in teoria sì che c'è del ferro qui dentro. Faccio io l'hopper. Heisinger, non preoccuparti. Fai tu l'hopper. Esatto. Tu nel frattempo lì fare un orto, vero? Fai un orto. Dai, che fare l'orto, così sei più felice. Ah. E siamo tutti contenti. Nel frattempo io mangio il chicken e sono ancora più felice di te, perché è bello. Allora, lo faccio a qui parte sotto. Questo, devo fare in questo modo. Ok. Perfetto. Allora, ragazzi, se vuoi fare un po' di questi iron ingot. Mi sembra ne abbiamo 2, 3. E ce n'è un altro perché abbiamo un pezzettino di iron ingot qui dentro. Perfetto, che culo ci abbiamo, eh. Ok, ci servirà una chest, ce l'abbiamo, ne facciamo un'altra, facciamo l'hopper anche. Ok. Heisinger, mi dicono nei video che tu parli poco, quindi Heisinger parla! No, non voglio, mi vergogno. Come ti vergogno?
ricordi, Asgard. L'altro giorno ho detto che era il tuo unico amore, Asgard. Non fare queste cose. Senti, io voglio il divorzio. Vabbè, a posto. Comunque, fatto sta che qui stiamo facendo curare, ragazzi. Con questa redstone clock, lui scende in automatico e passa di 30 qui dentro. Abbiamo lingotti infiniti, yeah. Cioè, quindi, beh, lingotti infiniti fino a che ci metti. Sì, cioè, allora, fino a certo punto, comunque. Beh, il resto c'è, dai, che se ne fotte. E metto tutto questo ferro, mi servirà un sacco di ferro, mi servirà. Bah, abbiamo 41 ferro, non lo sapevo. Senti, io l'orto lo sto a merda. Asgard, io mi fido delle tue doti architettoniche. Architettoniche? La casa l'ho fatta io, parliamone. Non immagino. È vero. Asgard, l'ho fatta io la casa. La cosa rosa l'ho fatta io. Ma qual è la cosa rosa, Asgard? Cos'è la cosa rosa? Lol, ragazzi, lol davvero. Allora, abbiamo uno smeraldo, se non sbaglio, abbiamo un paio di smeraldi. Sembra, ne abbiamo 5. Asgard, vieni con me che ti faccio. Ah, però questo da, quanto dava? 50% durabilità. No, questo dava 500 durabilità, mi sembra. Vediamo un po', se ricordo bene. Ora è il diamante. Quale di due era? Questo dava il 50%. Sì, no, non serve smeraldo, lasciamo stare. Ok, io volevo farmi piccolo e più veloce, perché Asgard non ce l'ha più veloce. Quindi, yeah, possiamo avere le cose che non c'ha. Suona male. Non suona male, Asgard. Allora, devo andare a ricerca di qualcosa fuori. Però ho paura che di incontrare gente brutta. Ok, non c'è nessuno. Perfetto, vado a trovare le canne da zucchero, così possiamo farci un libretto di nuovo. Scusami. Magari le mettiamo anche a coltivare. Ah, va tutto qua sotto, figo. Sì, abbiamo fatto l'isotto ed è bello. Ti piace, eh? Sono bravo. Siamo un pochettino stretti, qua dobbiamo allargare. Sì, lascia allargare un po' sul lato sinistro, che è un po' strettino e potrebbe essere utile farlo più grande. E nel frattempo recupero anche un po' di cotone, che magari potrebbe esserci utile per altre cose. Cioè, lo sai che non trovo delle canne da zucchero, porca vacca. Ma ce l'avevamo. Eccole, l'ho trovato anche una mucca. Ma l'avevamo prese. Due ne abbiamo, non ce la facciamo fare manco un libro. Dobbiamo farle crescere, non c'ho voglia. Asgard! Oh! Che diavolo è? Che c'è? Ho appena trovato un tizio che mi ha dato del pesce e mi ha dato dei lapislazzuli, va bene. Oh mio Dio! No, voi non potete... Asgard, tu non sai che cosa sto vedendo io. Da dove sei? Oddio! Mi danno lapislazzuli, mi danno? Sì, ma dove mi sei? Cosa è bella? Sto fuori casa, cioè un po' fuori casa, un po' troppo lontano, lascia stare. Ma vabbè, io ti ignoro. Esatto, bravo. Ho trovato del pesce crudo. Se vuoi, dopo mangiamo qualcosa e siamo felici. Ho trovato anche un sacco di lapislazzi. Ho trovato tipo un sacco e mezzo di lapislazzi. Ma che ci ti fa? Niente, ci divertiamo a fare fortuna sulla lapislazzi. Sto scherzando, è bellissimo. Va bene. Qualcuno mi ha scritto nei commenti. Ah, questa non la ricordo, sta cosa. Mi hanno scritto, ma quando arriverà il 666? Farai uno screen. No, ragazzi, se arriviamo a 666, moriamo. Instant. Ah, 666 di cosa? Di rate? Di difficoltà, no? Difficoltà, no? Ah, no, io penso muoio. Moriamo, 666, non è che penso. Moriamo e basta. Mi servirà le canne da zucchero che ho trovato adesso, perfetto. Siamo a 5. Ok, possiamo farle crescere se vogliamo, oppure vogliamo... Vabbè, troviamone altre, aspetta. Ne trovo altre così possiamo farci almeno una parte. Oi, mucca, tu sei ancora incazzata con me? Ancora le mucche assassine? No, dai, basta. No, non è incazzata con me, non è incazzata con me. Ho solo ucciso suo fratello, però non è incazzata con me. E infatti dovrebbe essere giusto, perché comunque... Può essere che odiava il fratello. Può darsi, anche però, magari mi ama perché proprio ho ucciso suo fratello e quindi è felice di questa cosa, ma secondo me non è davvero così. Allora, ho trovato un po' di cose e torno a casa, ma non ho trovato nient'altro interessante. Poi canna zucchero ce ne sono davvero poche vicino a casa, quindi devo far crescere per forza. E piantale lì vicino, c'è l'acqua fuori. Ho dovuto vedere una cosa, se facciamo un soak mill magari, che già sarebbe una cosa buona. Ma ce l'hai abbiamo del meta. Ferro, abbiamo 16 sera, ce la facciamo, quasi. Dici? Perfetto, sto arrivando, sì. Con il suo camino possiamo farci le polveri di legno. Dalla legna ci facciamo un po' di paper. Non tantissimo, ma almeno ci accontentiamo. Abbiamo un po' di legna sfusa? No. Merda. In realtà sì, ce l'ho, però... Legna non cotta, cioè legna non... No. La devi fare. Lo prenderò io. Sì, ma ne abbiamo poca, vabbè. Io sto morendo di fame, capisci? Comprendi la cosa, sto morendo di fame. Sto facendo l'orto, diventiamo vegani. No. Io voglio la carne, voglio il Big Mac. Dammi il Big Mac. No. Dammelo. No. No. Ragazzi, se volete passate al McDonald's col codice sconto, Asgard puzza, avrete un Big Mac gratis. Io penso già immagino la gente che va al Mac e dice Asgard puzza e quelli gli menano. E quindi dopo sta cosa. E quindi no, Asgard puzza, ok.
Giusto. E che cazzo di pesce hai preso? Che è sto coso? Non lo so, l'ho comprato dei tizi, E ho anche comprato uno stacco e mezzo di lapislazzo. No, due stacchi di lapislazzo da quei tizi. Vediamo un po', ma magari da anche rigenerazione. Che ne sai? Mi dà? No, mi permette di vuotare più velocemente. Che bello, sono like a delfin. No, sì, like a delfin, ciao. Manco l'italiano e l'inglese messi insieme. Com'è la delfino in inglese? Edgar, ma c'è qualcuno nel portale? Sì. Qualcuno nel portale. Ed è anche Alberto, cazzato nero. Ti ho portato un paio di cose, Mi servirebbe, sai che cosa? Di mettere a cuocere un pezzo di questa roba. Ovvero di copper, perfetto. Metti a cuocere un po' di copper. E... oh, guarda quanto ferro abbiamo. Un casino, Edgar, un casino. Ci serve un sogmill. Perfetto. Un sogmill? Sì, sì, un sogmill. Facciamo più macchinari. Ok, se tu riesci a fare, sai che cosa? Mi fai un generatore. Guarda che ho fatto, Ulisse. Fammi un survivalist generator, che su che sei Ulisse. Bravo. A vedere l'orto, a vedere. Ah, bravo, Esingar. Vedere l'orto, vedere l'orto. Oh, la watering coon. Oh mio Dio, un orto più schifoso di questo non si poteva. Vabbè, è bello. Accontentati. Sì, ti piazzo un po' di cotone almeno. Che c'è col cotone? Fai il cinese, fai il cinese. Ci fai la pelle. Cioè fai la roba, tanta roba bella ci fai. Non fa la pelle, però fai tanta roba bella. Ok, a parte questo, Esigar, mi riesce? Faccio io, Esigar. Dimmi, ma che me lo chiedi a fa, scusa? Lascia stare, Esigar, lascia stare. Ma io lo trovo. Ulisse, la smetti di drogarti, per favore? No, allora, mi sembra un attimo che qua c'è questo copper ore nel frattempo. Noi ci facciamo un po' di ferro, perfetto. Allora, andiamo qua. Mi serve nel sogmill, magari. Ehi, è buggato sto sogmill. Che schifo sto sogmill. Ma che è sto sogmill? Non sto capendo una sega. È una cosa bella. C'è presente quella cosa che si prende e si mette? Ecco. Suona male. No, non suona male, Esigar. Senti. Vado, Esigar, la smetti di essere così. Oh, non so. Non so che termini appropriarti a cotanta cosa. Che stai facendo? Non rompere nulla. Ti bando se rompi qualcosa. Ho sbagliato. Ops, era così. Okay. Io sto a fare macelli. Opla, perfetto. È per quello che stai facendo macelli che sto dicendo smettila. È finita la lava. Come è finita la lava? Vado a prendere la lava. Vado. Io nel frattempo sto facendo cose belle. Era dal lato, però sì, dal lato. Stai facendo cose belle del tipo il machine casing. Adesso sto facendo il suo. Vabbè, via. Scusa. Oh, vuoi il libro indietro? Dobbiamo fare qualcosa di bello. Abbiamo della flint ancora? Dimmi di sì. Dovremmo avere ancora della flint, mi sembra. Vabbè, la troviamo in caso, ragazzi, non è un problema. Tanto con la nostra bellissima mod Vein Miner si recupera tutto velocemente. Mi serve tanto la flint, mi serve. E ti ritrovi i mob in faccia, dai. Ah, soprattutto quello. Ma se che la flint non ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Ok, andiamo qui. Perfetto, sogmill. Fatto. Ok, ce l'abbiamo. Adesso mi servirà a farmi, ragazzi, un generator. Perché giustamente l'energia dove la prendi? Da dove la prendi? Da dove la prendi? Da qualche parte la prendi? Esigar lo prende ovunque. Che cosa? Chi? No, come? No, niente, Esigar. Intendevo, Esigar è bravo a trovare l'energia. E giustamente noi ci affidiamo a Esigar per tutti Ulisse, i tipi di una energia. Cosa a caso. Ma sì. Esiste un modo per fare la lava infinita? No, Esigar. Non ancora. Non ancora. Però esiste. Ogni cosa a suo tempo. Quello era il professor Rock. Esatto. Sarebbe bellissimo. Ok, lasciamo stare. A parte questo, allora io non riesco a trovare il generatore. Eccolo qua, ho fatto il generatore. Ok, fatto il generatore, ho fatto il macchinario. Esingar, io stoperei anche qui l'episodio. Perché dobbiamo. Oh, è vero, ragazzi, sorry per questo suono. Ma era WhatsApp sul coso. Io ho WhatsApp su ovunque. Ma la smetti di WhatsAppare tutto? Esatto, sono bravo a whatsappare le cose. Allora, mi serve un po' di coal. Esigar, dove diavolo hai messo il coal? Qui, lo sta la tink. Ah, giusto. Vieni sopra, ti faccio vedere cosa ho fatto. Vai. Bravo. Allora, abbiamo fatto questo. Adesso ci mettiamo un po' di coal qui dentro. E qui dentro ci mettiamo il nostro oak wood. Guardate qua che fa. Si trasforma in polvere di oak. E con un secchio di acqua che tu mi andrai a prendere subito. Vai, lavora. Ok. Ci faremo tante cose, ma lo faremo vedere nel prossimo episodio perché l'acqua ci abbiamo vicina, mi sa. Cioè, non ho capito, aspetta, che cacchio serve sta roba? Vai a prendere l'acqua, muoviti, Esigar, vai! Ho del pesce, ti guardo mentre guardo. Ok.
Perfetto, aspetta che metto un po' di cobblestone. Magari facciamo anche una porta in futuro, eh. Ok, prendi 4 polveri di questo. Perché mi butta a me? Oh, guarda che ci dà la polvere di meccanismo. Bellissimo, è bellissimo. Allora, con 3 polveri di meccanismo. Ma io non sto capendo niente. Vieni qui a vedere. Cosa? Chi? Qua, perché? Qua, 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 cosa? Qua. Oh. 3 polveri così ci danno la paper. Quindi facciamo così, così. Abbiamo 2 pezzi di leather. 2 stringhe ci servono. 2 stringhe siamo a posto. Non abbiamo 2 stringhe, vero? No. Ok. Abbiamo sì il cotone. Abbiamo il cotone. Visto che. O come mi diceva. Il cotone non serve a niente. Sti cavoli. E tieniti lì. Va, vieni a prendere il libro. E qua, qua, qua dentro. Dov'è? Oh, ok. Finalmente. Ragazzi, abbiamo di nuovo il nostro libro. Yeah. Quindi, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Abbiamo scoperto come si fa la transmutation table. Sarà molto complicato, però il prossimo episodio lo faremo. Per adesso vi salutiamo e da... Un paio di palle. Da Esigar e Ulisse è tutto. Vi ricordo, qui sotto trovate la pagina di Facebook, Frager e il profilo Instagram. E anche il canale di Esigar, che è il canale di Feedback. E ciao ragazzi. Ciao.